Buongiorno, mi chiamo Anna Ferrantini e qui ci troviamo a casa della signora Gabriella Franceschini. Sì, buongiorno. Che è mia mamma. E adesso procederò con l'intervista, le farò qualche domanda. Lei è nata nel 1945 e adesso appunto procedo con le domande. Allora mamma, raccontami diciamo quando eri piccola, una tua giornata tipo, sì. A partire dall'asilo. Te hai fatto l'asilo? No, io non ho mai fatto l'asilo. Ah, non hai mai fatto l'asilo? Non ho mai frequentato l'asilo, no. E con chi, cosa facevi allora quando non andavi all'asilo? Stavi a casa? Stavo a casa con la nonna. Stavi a casa, sì, con la nonna tutti i giorni? Finché non sei andata? Tutti i giorni, salvo il sabato e la domenica, quando c'era anche la mia mamma. E allora i giorni lì passavo con la mamma e il babbo. Comunque abitavamo tutti insieme, per cui ecco, non diciamo, era un problema. Casa eravate tutti insieme? Eravamo sei in casa, quando è nato anche mio fratello, altrimenti prima eravamo cinque. Ok. E perché stavi solo con la nonna? Perché i tuoi genitori che cosa facevano? Dunque, mio padre lavorava, era maresciallo della Lunatica. E mia madre era ragioniera, era impiegata in un'industria dalla quale si è licenziata quando ha avuto il secondo figlio. Ho capito. Allora, raccontami la tua giornata tipo alle elementari. Dunque, alle elementari è presto detto, sveglia alle 7, seguita dalla toilette in cui c'erano cose particolari del tipo pettinamento dei capelli lunghi e ricci, e poi c'era seguiva colazione con latte e pane. Poi venivo accompagnata a scuola dalla nonna, generalmente. E a che ora iniziavo? Alle 8:30. Alle 8:30 uscivo a mezzogiorno e mezzo. E l'intervallo alla scuola elementare era alle 10:30. Mm-hmm. E poi niente, a mezzogiorno e mezzo tornavo a casa, ripresa dalla nonna. Ma la distanza? La distanza era un chilometro circa. Era in fondo alla mia strada, alla strada in cui abitavo. E ci andavamo a piedi? E ci andavamo sempre a piedi con qualsiasi tempo. Piovesse, nevicasse, che altro, okay. Sì. E come merenda che cosa mangiavi a scuola? Come, non ricordi? Sì, perfettamente. La nonna mi preparava un panino e d'inverno, quando c'erano le arance, mi preparava una spremuta. Che portavo in una bottiglietta. E allora, com'era questa bottiglietta? Di vetro, ovviamente, perché allora il latte non c'era, e quindi bottiglietta di vetro, ma tanto non era pericoloso perché non facevamo mai delle cose molto avventate. Ho capito. Senti, cosa mi dici invece sulla qualità e la quantità dei vestiti? Qualità e quantità dei vestiti. Sempre dunque, di quando allora, te sei piccola. Quando ero piccola ancora, la qualità era ottima, la quantità molto relativa, perché si cercava sempre di scegliere un vestito buono che potesse magari durare un po' di più nel tempo, ma la quantità era molto relativa. Ma che cosa indossava? Dunque, cioè, si indossava. D'inverno c'erano le gonne di lana, generalmente scozzesi, con camicette e golf, e scarpe pesanti di buonissima qualità, e poi con i calzettoni. A primavera o in autunno c'erano cose un po' più leggere, ma comunque sempre dello stesso tipo, sempre gonna, camicetta e golf, magari con una giacca, però la qualità era molto buona, ripeto, la scelta era relativa, c'era un abbigliamento un po' più ricercato per alcune feste, ma non c'era una grandissima differenza. Ma la domenica vi vestivate in un modo diverso? Ma io rispetto la ai vivo... giorni della settimana? No, generalmente io avevo le cose buone sempre. Per cui non è che si fosse
la scelta, la domenica ci si veste bene perché si va alla messa, no. Più o meno vestivo nella stessa maniera, anche perché, ripeto, okay, c'erano vestiti buoni durante tutta la settimana, per mia fortuna, certo, veramente. Ma questo poi è cambiato con il tempo, nel senso, te stai parlando delle scuole elementari, sì, poi hai visto poi un cambiamento nel corso degli anni? Sì, chiaramente si cambia, per ovvie ragioni, anche perché poi si interviene di più sul proprio abbigliamento, certo, e quindi alle scuole medie la cosa era uguale, identica, perché non avevo molta possibilità non di scegliere. Non potevo neanche intervenire. Mm. Ho portato i calzettoni fino in quinta ginnasio con mio sommo disdoro, perché calzettoni di lana oppure bianchi di cotone, ma sempre alti fino al ginocchio, perché mia madre così aveva deciso. Poi finalmente decise di farmi mettere le calze trasparenti e fu un avvenimento. Ma poi avevo sempre lo stesso abbigliamento, non è che variassi, che si variava di scelta, di colore e compagnia, ma insomma più o meno. L'unica differenza era che d'estate, qualche volta dopo la quarta ginnasio, sono arrivati i pantaloni, ma solo d'estate, solo d'estate. D'inverno sempre gonne. D'inverno sempre gonne. Divero sempre gonne fino a tutto il liceo, ma anche forse l'università, perché okay, anche all'università sono sempre andata in gonna. Ma, ma ti ricordi invece, per fare educazione motoria, sì, a scuola, l'abbigliamento era lo stesso, allora, oppure ti cambiavi scarpe e vestiti? L'abbigliamento alle scuole, l'educazione motoria alle scuole elementari praticamente non c'era. Sì, facevamo alcune gare con tutte le scuole fiorentine, facevamo generalmente al campo sportivo ed avevamo una divisa tutta bianca, noi bimbe, tutta bianca, e si facevano dei giochi, ma li facevano quelle bambine che magari frequentavano, non so, corsi di tennis privatamente, io no. Ho capito. Alla scuola media invece, alla scuola media si faceva ginnastica obbligatoriamente e quindi si portava il cambio, avevamo le scarpe e si portavano a scuola e poi un'orribile tuta, va bene, però contrassegnata dal distintivo della scuola che si frequentava. Okay. Così sì, anche al liceo. Wow, sì. Ok, grazie. Senti, per quanto riguarda invece quello che ti portavi a scuola, quindi la cartella, lo zaino, l'astuccio... Non esistevano che zaini, cosa ti portavi? Ai tempi miei quando ero giovine. No? No, non esistevano gli zaini. C'era la cartella, generalmente la mia cartella era di pelle, molto duratura, durevole, cioè perché era bella, solida, anche di una certa pesantezza. E poi c'era l'astuccio. L'astuccio, ecco, anche quello era di pelle ed era molto grande, c'erano diversi scomparti per penne, lapis, matite colorate, righellino, gomme, compagnia cantante. Quindi te avevi tutti questi oggetti, ti portavi a scuola tutti questi oggetti, righello, gomme, tutto. Però con cosa scrivevi all'elementare? Con la penna a cannuccia, con il pennino, con il pennino che veniva infilato dentro la cannuccia, e che era o di legno colorato o di bachelite. E c'erano diversi tipi di pennino, a foglia, a torre, adesso non saprei descrivere. Ma, perché, scrivevi in modo diverso, quindi il tipo di scrittura poi era diverso, oppure no? No, 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 qualsiasi pennino bisognava vedere la mano che tu avevi, però generalmente io usavo il pennino a foglia perché era quello che mi dava una scrittura più rapida. Ma per quanto riguarda l'inchiostro, dove lo l'inchiostro era a scuola? No, l'inchiostro c'era a scuola nel calamaio che c'era apposta in ogni banco, e ogni bambino aveva il suo calamaio che veniva riempito
regolarmente dai bidelli. Ah, per quanto riguarda poi, siccome con la penna ovviamente si fa l'inchiostro, non si asciuga subito, avevamo all'interno di ciascun quaderno un foglio di carta assorbente. però le sbavature, No, io le sbavature non le facevo. però qualcuno dovrà Tante fare. ne facevano, tante macchie, tante con sterilli orrendi della maestra Certo. e con sottrazioni dei Com'erano voti. le maestre? La mia maestra era una maestra bravissima che mi ha insegnato veramente tanto, però era molto esigente anche, questo è logico anche da capire. Ma era severa? Era molto severa, sì, era molto Ma severa. bacchette sulle mani? No, non io ho mai avuto bacchette sulle mani perché i miei genitori non avrebbero mai permesso una cosa del genere. Nelle altre classi sapevo che c'erano bambini che prendevano bacchettate sulle dita. Io mai avuto una cosa del genere, mai, mai. Ok, senti mamma, ma parliamo un po' invece della casa dove La ti mia casa vivi. dove vivo. A Sì. partire, diciamo, partiamo dai pasti. La Partiamo dai cucina. pasti, la cucina, La quindi che mia cosa cucina era mangiavate? bellissima, la mia cucina era meravigliosamente bella, perché era una cucina che anche adesso forse la vedo con gli occhi del ricordo. Allora, era molto grande e c'era allora, un grande focolare col camino, c'erano anche i fornelli a gas spostati di lato, però c'era anche il fuoco, si poteva lì fare quindi le cose sul fuoco. E poi accanto c'era una cucina economica che veniva usata chiaramente nell'inverno Cioè, quindi a legna. a legna, sì. E poi c'era una tavola molto grande E con mangiavate il tutti piano di insieme. marmo, sì, con il piano di marmo. E poi c'era un armadio grande per contenere piatti, bicchieri, le stoviglie in generale. Ok, ma e cosa Ecco, mangiavate voi? che si I mangiava. pasti come erano composti? E i pasti erano sempre composti da un primo, che Questo a poteva pranzo? essere sia a pranzo che a cena, era uguale. Ah, ok. Era, devo dire, molto lauto come pasti. C'era un primo che poteva variare dalla minestra alla pasta asciutta, al riso, e poi c'era sempre un secondo che poteva essere carne, pesce, uova, e poi sempre verdura, frutta, che non è mai mancata. Ma dove andavate a fare la spesa? Che te lo Dunque, la ricordi? spesa E sì, chi andava? la spesa la faceva la nonna. La nonna o il nonno quando aveva il nonno il sabato, allora veniva distribuita così. La spesa vicino, c'erano due o tre botteghe in cui si andava, e poi però le altre, il sabato c'era la spesa più grossa che veniva fatta dal nonno al mercato centrale. Allora si comprava molta frutta, molta verdura e qualche pezzo di carne potesse durare più a lungo, fino all'avvento del frigorifero. Ecco, ma te Sì. all'elementari non avevi il No. frigorifero. Noi all'elementare avevamo la ghiacciaia. E cos'era? La ghiacciaia era un contenitore a tenuta stagna, dove si metteva il ghiaccio e si poteva riporre carne o altre cose. Ed era grande questa ghiacciaia. Tutti i giorni c'era un omino, come lo chiamavo io, un omino, Arduino si chiamava, che portava il ghiaccio, passava per la strada e portava queste grosse, come si chiamavano? Lastre di ghiaccio, comunque, Sì, diciamo. chiamiamo lastre, non Sì. erano lastre, ma insomma comunque sì, di ghiaccio e ne dava a pezzi a seconda di quanto se ne voleva. E noi si metteva lì. Oppure c'era un'altra cosa buffissima che mi è venuta in mente ora ed era la moscaiola. La moscaiola era una cosina, l'aveva fatta mio nonno, mi ricordo, era una costruzioncina, tipo una gabbia per uccelli, però aveva delle pareti di
di refe, una resina. Di resina molto sottile. Ecco. Va bene, ora torniamo un po' al momento dei pasti. Voi come apparecchiavate la tavola? Con la tovaglia di cotone e i tovaglioli di cotone. Sì, e poi con tutti i piatti, piatto piano, piatto e piatto fondo. Ovviamente la plastica non esisteva proprio e quindi non veniva. Quando è che è stata introdotta, se te lo ricordi, la plastica in casa tua? In casa mia non è mai stata usata, ad eccezione, ricordo, di alcuni catini. Mm-hmm. Alcuni catini di plastica per rigovernare i piatti? Sì, no, neanche per rigovernare i piatti, per lavare i panni fin tanto che non c'è stata la lavatrice. Veniva una donna a lavare i panni più grossi e lei usava questo catino quando fu introdotto, perché prima c'erano grossi catini di zinco e mi ricordo benissimo. Ok, sì. Ok, allora senti, durante i pasti ovviamente non si guardava la televisione, perché quando è che è arrivata la televisione? La televisione in casa mia è arrivata nel 56. Ok. Per cui insomma, c'è la stanza, io ero grandina. Sì. E dove? No, qual nel 58, sbagliato, nel 56 il frigorifero. Ok, sì. E dove era collocata in casa? Salotto. In salotto. In salotto e su appoggiata dove? Su un apposito trespolo che appunto era adibito a questo scopo. Ok, e la TV a colori invece? No, la TV a colori, la prima TV a colori è stata del 75-76. Quindi molto più in là. Sì, molto più in là. Ma tu che cosa guardavi alla televisione, te lo ricordi? Quando entrò in casa, mi ricordo che c'erano a volte nel pomeriggio verso le 6 alcuni cartoni animati. C'era anche un programma in cui si insegnava a scrivere. C'era il maestro Manzi che insegnava a scrivere, sì. Ok. E poi niente, poi guardavo pochissima televisione, perché io alle 8:30 dovevo andare a letto, per cui certo. Insomma, la televisione non esisteva. Senti mamma, Dimmi. Ti ricordi se da piccola avevi dei soldi che risparmiavi? No, non mi è stato mai insegnato il concetto di risparmio. Io avevo una cosa sola come, diciamo, come finalità di risparmio, quella di fare sempre benissimo le cose che mi erano richieste, per cui arrivavo a un certo punto e mi veniva detto: se tu fai questo e questo, avrai di regalo questo e questo. Okay. Questo era l'unico concetto. Ma avevi il salvadanaio? No, non ce l'avevo il salvadanaio. Okay. Nessuno. Cioè, in casa più tardi dopo hanno avuto, mio fratello ha avuto il salvadanaio. Ma io no. Te no? No, io ero sempre stato. Madonna, io. Siamo seri. Senti, ritornando alla casa, sì. Mi descrivi gli spazi della casa, l'arredamento, pareti, se avevi una scrivania, sì. La tua camera. Sì. Allora, fin quando sono stata piccolina, la mia camera piccolina relativamente, anche alle scuole medie, io vivevo nella mia camera, ci stava anche mio fratello, e quindi avevamo un piccolo tavolo, va bene, sul quale stavo solo io perché lui ancora era vicino, e poi avevo due lettini e due sedie in fondo al letto per appoggiare i vestiti che ci toglievamo la sera, e l'armadio. Poi non, sì, c'erano le pareti alcuni buffi acquerelli che mi erano stati regalati quando ero piccina, mi ricordo, che rappresentavano angioletti o sciocchezzuoli, okay. Questo genere. E poi però nel corso degli anni come è cambiata la camera? Nel corso degli anni la mia camera è cambiata, perché ho cominciato ad avere la libreria, dove c'erano non solo i libri di studio,
ma anche i miei libri di lettura particolari, privati, personali. E poi c'era un cassettone, il letto, l'armadio no, perché c'era tutta la roba, veniva messa in un'altra stanza. Ma tutti questi mobili che te mi Sì. stai descrivendo erano artigianali o industriali? No, no, erano artigianali, tutte cose molto artigianali, sì. Quindi non, ma In casa perché mia. i, diciamo, i mobili industriali non esistevano oppure in No, no, casa vostra non esistevano. In esistevano? casa nostra non esistevano perché non venivano apprezzati. Ho capito. E quindi non c'era, per esempio, l'unica la cosa più industriale che ho avuto, ma non era industriale nemmeno quella, era la libreria che era di Tech, però non aveva la classica struttura di ferro e Tech, aveva tutta l'intelaiatura anche di legno, anche quella di legno. Ma quindi appunto anche il resto della casa com'era? Descrivimi Il resto, i dunque, il resto mobili della casa, i e la mobili. visolazione della Ecco, per casa. esempio, in casa c'era l'ingresso, c'era un corridoio e dentro c'era una vetrinetta molto bella, devo dire. Una vetrinetta dentro alla quale stavano delle tazze, dei bicchieri particolarmente belli e alcuni oggetti d'argento. Un Poi, servizio buono. sì, servizi buoni, sì. E poi, Ma c'era anche un salottino buono, dopo c'era o più più avanti? avanti. Precedendo. E poi c'era, alle pareti c'erano, mi ricordo, le fotografie dei nonni, dei genitori, dei miei nonni, di tutti e due i miei nonni, ed erano buffissime perché erano sicuramente delle foto in bianco e nero ritoccate con un po' di colore, e era una cosa veramente buffa. Io ce l'ho fra l'altro ancora. E poi andando avanti c'era appunto la sinistra, la sia a sinistra, la cucina di cui ho già parlato, e poi c'era un bagno con una caldaia che si scaldava a legna, era una cosa da vedere Comunque perché il bagno era in casa, non era esterno. no, 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 in casa, non sono mai uscita. Poi c'era la camera dei nonni, che aveva un letto imponente, e una cosa che a me piaceva tantissimo, perché c'era una toilette che aveva gli intarsi di legno, e con intarsi di legno più chiaro. Sì, la camera dei miei genitori era più moderna, chiaramente, però aveva delle cose, alcune parti veramente molto belle perché erano rivestite di radica. E poi c'era una cosa bellissima in camera dei miei genitori, che allora mi piaceva da morire, e che era una Madonnina con la luce sempre accesa. Ho Ecco, capito. una cosa che mi. Alle pareti c'erano foto di tutti i generi, le foto fondamentalmente mie di quando ero più piccina, anche dispettosa, diverse cose. Ma Sì. poi nel corso degli anni questa casa è stata cambiata o è sempre rimasta la stessa? No, è stata cambiata ed è stata ingrandita anche perché a un certo punto io e mio fratello abbiamo avuto una camera Ciascuno. separata, poi abbiamo avuto un salotto più grande, e dove chiaramente diventando noi due più grandi ovviamente c'era possibilità di chiamare qualche amico Ok, per me ma pure. te ti ricordi se in casa c'erano libri, se c'era una libreria, Allora, in casa dove era? c'erano, leggevo quando io ero piccolina, c'erano libri in camera della mia mamma, perché era quella che leggeva davvero, era mia mamma. Poi dopo invece c'è stata la libreria in camera mia. Decisamente in camera mia c'erano tutti i libri. Tutti perché io amavo moltissimo leggere, fin dalla scuola elementare. La maggioranza dei regali che mi sono stati fatti, che ho chiesto, erano i libri, perché amavo moltissimo leggere. Ma vabbè, perché te poi hai fatto poi una carriera che Sì, io prevedeva dopo, poi io, parecchio la lettura, se, perché cosa hai fatto te di lavoro poi? io poi dopo mi sono laureata in lettere e quindi dopo ho anche insegnato. Ho continuato a leggere, a tutt'oggi leggo laddove mi è possibile, io Certo. leggo, insomma. Senti, per quanto riguarda l'elettricità,
L'elettricità quando arriva in casa? L'elettricità c'era in casa, noi abbiamo avuto sempre l'elettricità, ma arrivano gli elettrodomestici. Quando arriva? Più tardi. Allora, nel 56 arriva il frigorifero, veniva chiamato Frigidaire, ed era un monumento, veramente un monumento, era enorme, era bombato, tutto molto tondeggiante, molto bello era fra l'altro. Poi dopo chiaramente non aveva il freezer, perché non c'erano ancora i freezer, c'erano quelli staccati, ma noi non ce l'avevamo. E poi un anno o due più tardi arrivò la lavatrice, sì, perché prima arriva tutto lavato a mano, ma la prima lavatrice era una cosa impensabile, si durava una fatica a lavare questi panni, che tanto voleva lavarli a mano, che venivano tolti per poi sciacquarli, per immettere acqua e compagnia. Allora infatti fu cambiato molto presto. Una cosa macchinosa. Sì, una cosa macchinosissima. Ma altri... Si vede in alcuni film vecchi americani queste macchine che poi strizzavano i panni con una sorta di ruzzola. Vabbè, comunque... Vabbè. Ma altri elettrodomestici, frullatori, non so, no, molto altri elettrodomestici tardi. Quando più sono tardi... arrivati? Non li usavate quindi? No. Non c'erano? No. Quando no, sono arrivati? Noi in casa mia, ma sono arrivati quando io sono stata grande e non stavo più con i miei. Ah. Sì, quelli. Sì. Io li avevo subito, quelli sì, li ho presi subito, perché era una cosa che per me era indispensabile, anche a tutt'oggi lo ritengo così. Cosa? Che mi aiutava, è frullatore proprio. Di qui sopra, e ho usato un frullatore, uno dei primi frullatori a immersione, che erano comodissimi e che venivano usati anche per preparare le pappe delle figlie. Certo. Ecco. Comunque, con le quali mi sono frullato un dito, per esempio. Finché sei stata in casa con i tuoi genitori, gli unici elettrodomestici... Sì, erano sì, la cosa, la televisione, il frigorifero e la lavatrice poi. E dopo io invece mi sono comprata la lavastoviglie e compagnia andando. Vabbè. Senti, ma te sei tifosa di una squadra? No. Il mio babbo era tifosissimo della Fiorentina e ha cercato in tutte le maniere di convincermi, ma io non ho mai amato il gioco del calcio. L'unica cosa che mi ha veramente entusiasmato quest'anno è stato il campionato femminile, perché mi ha fatto piacere però vedere tanto queste ragazze. Quest'anno tanto ormai non sei più bambina, quindi torniamo all'intervista. Ah sì sì, volentieri. Quindi diciamo, mi sembra di aver capito, comunque al di là del fatto che hai fatto magari solo una festicciola, qualche regalo per il compleanno, in generale mi sembra di aver capito che tu abitavi in una famiglia per l'epoca abbastanza benestante. Sì, sì, è vero, io abitavo in una famiglia in cui c'era abbondanza di cibo anche, fra l'altro, cosa che poi io ho verificato andando a scuola, soprattutto alle elementari, siccome erano gli anni del dopoguerra, in classe mia c'erano molte bambine veramente povere, e mi guardavano con occhi invidiosi il panino, la spremuta che mi dava la nonna da mangiare a scuola. Inoltre, questo veniva dimostrato anche dal fatto che il comune in quell'epoca passava per i bambini che avevano più bisogno dei bicchieri di latte o dei bicchieri di cioccolata e addirittura anche dell'olio di fegato di merluzzo, perché c'erano bambini molto deboli di costituzione che avevano bisogno di tutte le sostanze possibili, cosa che io, di cui io ero invidiosissima, però la maestra giustamente mi diceva: Gabriella, a te no, non mi pare il caso, ne hai proprio bisogno. Okay. Ebbene, così, però, ripeto, l'ho verificato con mano che c'era tanta gente che stava peggio di me. Certo. Ma quindi te hai parlato del compleanno, delle feste di compleanno fino al liceo più o meno, ma poi nell'età più adulta? No, nell'età più adulta, soprattutto da quando sono stata sposata, allora le feste di compleanno venivano fatte anche come modo per
riunire gli amici. Allora c'era un buon festeggiamento perché c'erano le sorte, c'era chi le portava, se no me le facevo da sola. Perché mi è sempre piaciuto molto avere persone a pranzo, a cena, perché era un modo proprio ulteriore per vedersi, per frequentare gli amici, soprattutto da quando poi abbiamo avuto una casa molto grande fuori Firenze. E allora in quel caso c'erano spessissimo persone a pranzo, a cena, addirittura anche tutti i sabati c'erano Però ora persone. rimaniamo sul tema del Sì, compleanno. il Te per il compleanno, compleanno poi veniva fatto. nell'età Sì, adulta. veniva festeggiato decisamente in maniera, diciamo, piuttosto importante, e fino ad arrivare ai giorni d'oggi in cui le figlie mi costringono a festeggiarlo, nonostante io non sia più una bambina, e mi costringono a festeggiarlo e stanno anzi molto attente a fare la festicciola, a stare insieme, fare gli auguri, fare un regaluccio e compagnia. Che è una cosa che lì per lì tu dici, ma guarda, queste perdono il tempo, ma invece è una cosa che fa sempre piacere, enormemente piacere. E ora come lo festeggi appunto il compleanno? Con degli invitati, con No, una torta generalmente di siamo, sì. compleanno, con dei regali? Come lo festeggi adesso, in questo In modo questo qui, modo, facendo delle sì, festicciole? facendo delle festicciole con loro che sono i miei più vicini parenti, con loro due e con i rispettivi coniugi. Per Ok. cui. E regali hai avuto, diciamo, un'evoluzione nell'arco della tua vita per quanto riguarda i regali, Sì, oppure no? c'è stata un'evoluzione. C'è stata un'evoluzione perché fin tanto che sono stata sposata, anche il secondo marito soprattutto era una persona molto attenta ai regali, e quindi lui addirittura anche troppo, anche in maniera eccessiva, per cui magari ora se ne sente la mancanza, però mi va bene anche così, Va onestamente. bene. Adesso di alcune festività come per esempio il Natale, Sì. che cosa facevate il giorno di Natale? Dove stavate? Con chi stavate? Cosa mangiavate? Sì, allora, dunque, il giorno di Natale è sempre stato considerato la festività più importante dell'anno, e quindi allora lo festeggiavamo stando insieme ad altre parenti molto cari miei, che venivano tutti gli anni, stavano a pranzo, a cena, si giocava con gli altri componenti della famiglia. E il pranzo di Natale era veramente un pranzo luculliano, cominciava dagli antipasti di crostini, di fegatini, altri tipi di crostini. Poi si faceva il classico bollito con l'immissione del cappone, e conseguito da varie salse, di cui una mi ricordo molto importante perché era di Fren, e poi c'erano anche arrosti di vario genere, e poi c'era ancora frutta, verdura, tanta. Ok, ma diciamo le cose tipo la letterina di Natale, Sì, veniva la fatta, scrivete, la scrivevate? la scrivevo chiaramente fino alla quinta elementare, e in questa letterina veniva scelta in cartoleria bella, cioè, il più bella possibile. E su quella avevo la libertà di scegliere, e poi ci scrivevo anche su indicazione della maestra quello che desideravo come dono, ma fondamentalmente proclamazione di affetto nei confronti dei genitori. E Ho capito. niente, poi finiva nella quinta elementare, poi basta. Cioè, Ma i regali ve li facevano? a Natale no. A Natale non c'erano regali, a Natale si faceva
generalmente il vestiario, capi di vestiario importanti, ma i regali erano fatti a Befana, perché per noi il giorno del regalo era la Il Befana. 15 gennaio. E quindi il 6 gennaio veniva portata, fatta la calza con i dolci, e poi alcuni doni che potevano essere più svariati a seconda di quello che i genitori ritenevano opportuno. E altre festività, tipo, te ne so, il carnevale veniva considerato? No, il carnevale, ecco, l'unica cosa che veniva considerata era fatta dai dolci, perché mio nonno, quando era a carnevale, si dedicava a fare i cenci. Si faceva i Cosa sono cenci, i ecco, i cenci? cenci sono una pasta molto semplice, senza introduzione di lievito, che viene tirata molto molto sottile qui da noi, poi in casa mia, cioè, e poi viene tagliata in varie forme e fritta. E poi sopra ci si mette lo zucchero semolato, non quello a velo. Ok, ma travestimenti, No, maschere, mai, mai. mai, 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 Non mai. Non veniva sono, considerato, ma gli non, altri bambini gli sì o altri no? bambini sì, e come? E te E io no? devo dire, per tanti aspetti ero molto invidiosa. Ero invidiosa perché non me lo facevano fare mai, ma la mia mamma lo considerava una cosa che non era necessario fare, e quindi non si faceva. Senti, ora che mi hai parlato appunto dell'età, dell'infanzia, ora vorrei che tu mi parlassi dell'età un po' più matura, degli anni Ottanta, per esempio. Allora, parlami, te eri già fidanzata negli anni Ottanta? Ero sposata, no? Ero sposata per la seconda volta. Aspetta, No, allora, però ancora no. il primo fidanzamento ufficiale quando è stato? Pochi giorni prima di sposarmi, perché le famiglie non si vedevano molto, molto bene, volentieri. Ah. E quindi niente, ci siamo presentati solo pochi giorni prima di sposarci, perché c'è tutta una storia dietro, insomma, ci sposammo molto Ok. velocemente, ma non perché ero incinta. E poi dopo, con la fine del primo matrimonio, mi sono risposata una seconda volta, quando sei nata te, mi sono risposata, e anche lì ho sempre avuto contrasti con la famiglia, Vabbè, e basta, quindi niente. però diciamo negli anni Ottanta, quindi te che cosa facevi? Io insegnavo, andavo a scuola al Maliseti Prato, e insegnavo alle scuole medie, uscivo la mattina da casa alle 7:20 e generalmente tornavo non prima delle 2:30, dopodiché poi il pomeriggio lo dedicavo all'attività in casa, ovviamente, e c'eri te, c'era l'altra figlia che faceva il liceo, sicché, insomma, cose da fare ce n'erano. E come ci andavi al lavoro? In macchina, con la mia macchina, generalmente perché ero più sicura di non far tardi, perché io ho sempre detestato arrivare tardi, soprattutto sul posto di lavoro. E quindi niente, andavo per conto mio, non per conto mio, portavo gli altri. E come ti vestivi in quegli anni? In quegli anni mi C'era già vestivo. qualcosa di più industrializzato oppure no? Non so, c'era sempre, compravo cose già fatte, magari piuttosto belle, ma non da spenderci delle cifre incredibili. Avevo detto quella che veniva chiamata la divisa dell'insegnante, cioè gonna, golf o camicetta e poi cappotto d'inverno, oppure anche pantaloni, sì, pantaloni, sì. Ero sempre piuttosto ordinata, molto pulita, molto ben stirata anche. E poi basta, insomma, non è che facessi delle cose elegantissime, però cercavo di essere in ordine. E il tuo tempo libero, per esempio, non lo so, andavi al cinema, cioè Allora, andavi in età se adulta o anche da piccola, più da giovane? più giovane sì, ci andavo, ho cominciato ad andarci in maniera frequente dal liceo, quando ho cominciato a crescere, si comincia a capire di più anche quali sono i film da vedere,
si fa anche una discussione in classe con il professore di italiano. Tante volte lui ci consigliava o spettacoli teatrali o film da andare a vedere. Tantissime volte è successo e io ci andavo sinceramente, anche a teatro. Ma con chi andavi? Con le amiche oppure quando sono stata pure più grande, con il fidanzato oppure con tutti gli amici tutti insieme. Cioè era una cosa che serviva anche a mantenere i rapporti perché Certo. è una riunione conviviale, anche perché poi generalmente quando si era più grandi, dopo il cinema o dopo il teatro oppure prima si andava a mangiare una pizza e allora continuavamo a chiacchierare del film o dello spettacolo, era una cosa Ma piuttosto importante. ogni quanto ci andavi, più o meno, te lo Ma ricordi? sì, una media di ogni 15 giorni. Ah, comunque abbastanza Sì, spesso. sì, sì. Era una cosa che frequentavo, anzi, se vuoi, addirittura anche quando d'estate, quando non andavo in vacanza, non ero in vacanza, io ricordo di essere andata a vedere una quantità di film giapponesi, di quelli che proiettavano all'Odeon, che era importante perché dovevano piacerci, perché erano dei giapponesi e quindi erano molto culturali. Senti, per quanto riguarda, non so, per esempio, per parlare un po' di tutti gli aspetti della vita, Sì. le vacanze, per esempio, le tue vacanze, te, allora, quando è che hai iniziato ad Andare in andare in vacanza. vacanza? Dove andavi? Con chi andavi? In Italia oppure all'estero? Sono andata sempre con i genitori, sono andata fino a tutto il liceo. Sono andata sempre con loro e sempre in posti vicini al mare, in Versilia. E poi dopo, quando sono diventata più grande, allora ho potuto scegliere un pochino di più. Non avevo granché di libertà, comunque, fin quanto che non mi sono sposata, perché non c'era questa cosa. Però dopo sì, dopo quando mi sono sposata, ma sono rimasta sempre all'interno della Versilia, o poco più giù. Insomma, quando dopo mi sono sposata con la seconda volta, allora sono andata anche un po' più all'estero e compagnia. Sì. Ok, però principalmente ti hai fatto vacanze in Italia. Un po' limitato come concetto, ecco, di vacanza. Ma è il tuo viaggio di nozze o i tuoi viaggi di Allora, no, nozze? io ne ho avuto uno solo di viaggio di Il primo o il nozze, secondo? il primo, e sono stati 3 giorni a Venezia, ridicolissimamente 3 giorni a Venezia, perché mio marito di allora insegnava, non aveva giorni da poter prendere per il matrimonio, quindi fu grasso che colava da tutte le pareti, se il preside gli permise di andare via 3 giorni da scuola, appunto. Ho capito. Quindi il tuo Tutte viaggio di nozze è stato in che anni? In che anno? Allora, mi sono sposata nel 69. Il 69, quindi e poi sei andata come viaggio di nozze 3 giorni a Tre Venezia. giorni a Venezia, una cosa ricchissima, vero? Senti, ora io vorrei sapere, siccome ti hai vissuto in degli anni molto particolari, io vorrei avere una panoramica molto generale della politica di allora, gli eventi salienti che tu ti ricordi. Tanti me ne Non voglio che ricordo. tu parli di cose approfondite di politica, che tu metta, No, 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 per l'amor di Dio, no, diciamo, cioè, però poi. proprio una carrellata di eventi che tu ti ricordi, quelli più Sì, importanti me che tu hai ricordo. vissuto. Allora, di eventi ce ne sono stati una veramente, una folla di eventi, perché sono stati anni veramente importantissimi. All'inizio c'era il primo dopoguerra, l'America dettava legge su tutto l'Occidente e quindi c'era la paura del comunismo. E quindi ci fu, nel 50 ci fu, nacque il maccartismo in America e quindi la paura, l'assalto alle streghe che erano i comunisti, soprattutto i russi. Poi dopo, vabbè, poi si sviluppò in seguito. Cominciarono i vari Castro, poi nel 63
ci fu l'assassinio di Kennedy, e quindi quello fu un momento terribile. Ah sì? Per voi? Quello fu un momento terribile, anche perché il mondo rimase con il fiato sospeso, veramente, perché l'assassinio di Kennedy avrebbe potuto significare un rivolgimento totale di tutta la politica mondiale. Fortunatamente questo non successe, io dico fortunatamente dal mio punto di vista, ovviamente. Poi dopo, nel 64, qui erano veramente gli anni ruggenti della mia giovinezza, nel 64 ci fu l'inizio della guerra del Vietnam, nel 68 ci fu la primavera di Praga e l'esplosione della rivolta giovanile. Poi, aspetta, poi che cosa c'è? E te come l'hai vissuta? Io l'ho vissuta in prima persona, perché andavo all'università e c'era, e mi ricordo di aver partecipato una volta in maniera molto attiva, scappando, fuggendo veramente in piazza San Marco dalle camionette della polizia che fecero una sorta di strage sui dimostranti. Era l'anno in cui si gridava Cerarini assassini. Vabbè, insomma. Ma poi basta, poi comunque, poi non è che fossi una grande attivista politica. Ecco, se non svolgevi attività politica. No, io ero simpatizzante. Non eri una militante. No, io ero una simpatizzante, non ero una militante. Mm. Poi dopo, che cosa c'è? Aspetta, nel 69, il 69 fu un anno importantissimo, perché ci fu la bomba a Piazza Fontana, quindi l'inizio del terrorismo in Italia. Furono i primi assalti. Dopodiché ci fu nel 73 il famoso compromesso storico, il tentativo di compromesso storico portato avanti da Moro e da Berlinguer. Va bene, sarebbe, a mio modo di vedere, sarebbe stato un momento importantissimo. Però, poverino, prima morì, fu ucciso Moro. Va bene, prima, e poi dopo morì Berlinguer, niente. Allora, comunque, nel 75 cade Saigon e quindi cessa la guerra del Vietnam, e fu un momento anche quello molto importante, perché gli Stati Uniti ebbero un colpo molto grosso d'aver perduto la guerra in Vietnam. Ma poi, te queste notizie come le apprendevi? Dai giornali, io leggevo moltissimo. Leggevo moltissimi giornali, sempre, e anche dalla televisione, anche perché venivano guardati molto i programmi culturali, se ne parlava poi anche con gli amici, e insomma, erano momenti veramente di discussione, erano momenti di crescita importantissimi. Poi dopo, nel 78, io mi ricordo che la mattina ero a scuola, insegnavo a Tavarnelli, la difesa. Arrivò a scuola un rappresentante di Libri e mi comunicò che era stato rapito Aldo Moro quella mattina. Infatti, quando uscimmo da scuola, sulla strada c'era tutta la polizia, c'era una tragedia. Poi dopo Aldo Moro fu ucciso e ci fu un grossissimo tracollo della politica italiana, un tracollo enorme, perché avrebbe potuto essere tante cose e non sono state. Poi, altra cosa molto importante di quest'epoca fu l'entrata in vigore nel 79 del sistema monetario europeo, lo SME, e quindi cominciano le prime avvisaglie dell'euro, no? Si comincia a discutere nel 79, era questo. Nello stesso 79 nasce la prima repubblica islamica, che è in Iran, cioè in Iran. Diciamo, viene distrutto il trono del pavone, va bene, viene mandato via lo Shah, e quindi comincia la politica iraniana di oggi. Diciamo che era più debuccia allora, ma poi altro dato molto importante, nell'85 Gorbaciov prende il potere in
come si dice, in Russia. E quindi c'è la fine della guerra fredda, perché c'è una grossa rappacificazione con gli Stati Uniti, che Cosa fu sarebbe un durata, evento? che fu un evento enorme, importantissimo proprio. E nell'86, a parte tu sei nata te, ma insomma, ci fu l'incidente di Chernobyl, non è un caso, che ha dei risvolti tutt'oggi, perché ancora stanno cercando di chiudere perfettamente le camere da cui uscivano le radiazioni, per cui insomma è stato un evento tragico. E come l'avete vissuto voi? Male, male perché Ma ripercussioni sulla vita vostra quotidiana? sì, c'erano per esempio, e non si mangiava più la verdura in casa nostra per esempio, non, il latte per esempio venne comprato tutto quello a lunga scadenza che io detestavo e detesto anche oggi. Però c'era questa paura terribile del guerra vicina, per cui c'era veramente fu una grossa follia, quella di anche di tornare subito alla normalità. Non fu una scelta molto intelligente, però d'altra parte in qualche maniera si doveva continuare ad andare Certo. avanti. Ecco un'altra cosa, il 91. Comincia, non sto qui a fare tanti discorsi, Vabbè. riferimenti, la dissoluzione della Jugoslavia. Si spacca in tante parti, e poi dunque c'è. Sempre nel 91 c'è la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, in cui ONU e USA vanno a combattere l'Iraq. Va bene, e fanno praticamente la guerra a Saddam Hussein, che viene ritenuto colpevole di aver arricchito gli urani, i vari urani, cosa che poi viene dimostrata falsa. Va bene, quindi va bene, loro vanno là e niente. Dopodiché c'è. Nel 92, questo è importante per l'Europa, c'è il Trattato di Maastricht. La data di Maastricht, che diciamo in pratica detta le regole fondamentali per l'Unione Europea, va bene? Quelle per mezzo delle quali, regole fondamentali anche dal punto di vista economico. Ok. Facevano parte di questo 27 paesi allora. Senti, ora te mi hai fatto una carrellata molto dettagliata di tutti gli eventi che Sì. hai vissuto Sì, ma l'ho vissuto più o meno molto, in sì. prima persona. Ma te, ora ti ringrazio di questa, appunto, tutta questa Figurati, serie di eventi che mi hai raccontato. Ma sì. te, diciamo, come in primissima persona, te non hai mai svolto attività politica? No, io Sei mai ho. stato una militante di qualche partito? No, io ero una. O sei La fatto parte? sindacalista. Ah. La sindacalista della CGIL e lo sono stata fin tanto che sono andata a scuola. Ecco, sì, questo sì. Ok, però magari hai fatto parte di qualche, non so, collettivo studentesco? Ah no, dei collettivi studenteschi no, anche perché ero in forte contrasto con alcuni quando ci fu il 68, io mi ricordo. Poi dopo non sono più stata all'università in prima persona, per cui dopo ho lavorato a scuola, per cui non potevo far parte dei collettivi studenteschi. Capisci, mia cara? Sì. Va bene, io grazie, ti ringrazio per avermi fatto questa panoramica della tua Sì. vita, della tua giovinezza, fanciullezza e della tua vita. Spero che sia stato un piacere anche Ma per per me è sempre un piacere parlare con te. te. E Basta, ti così. ringrazio. Figurati.